Ciao a tutti, io sono Ottavia, benvenuti al mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi finalmente vi mostro il mio autoregalo di compleanno. Sono stata bravissima perché in realtà, ovviamente l'ho sbirciato già, però non l'ho ancora utilizzato perché volevo farvelo vedere prima. Lo apriremo, diciamo, insieme. Sono super super felice perché è una cosa che volevo da tantissimo tempo. Comunque, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video, di lasciarmi un bel like qui sotto e di seguirmi su Instagram. Mi trovate come Ottavia_Scelso. Come sempre trovate tutti i riferimenti qui e giù nell'info box. Piccolo spoiler del regalo. In realtà questa è una cosa che io volevo da tantissimo tempo, come vi dicevo, che corteggiavo da tanto. Un grosso periodo non si trovava più, non veniva più prodotta, e adesso che viene di nuovo prodotta, adesso poi vi dirò anche il brand, ha un prezzo esorbitante. L'ho cercata tanto anche nel second hand, ma si trova molto poco perché chi ce l'ha non lo vende, e chi ce l'ha e la vende, la vende comunque a prezzi molto alti, quasi quanto in boutique, quindi insomma non mi andava di spendere sinceramente così tanto. Quindi cosa ho fatto? Ho cominciato a spulciare, seguivo tutti i vari siti che potessero avere questa cosa. Non vi spoilerò ancora, anche se secondo me avete capito quantomeno il genere, ecco, di che cosa si tratta. Anzi, facciamo una cosa, stoppate adesso il video e scrivetemi nei commenti secondo voi che cosa ho acquistato. Comunque, vi dicevo, appunto, l'ho corteggiata per tantissimo tempo e finalmente si è presentata una super occasione, e quindi appunto mi sono fatta questo regalo. Sono molto molto contenta, veramente. Se vedete qua dalla scatola, Baggy Vintage. Baggy Vintage in realtà è un sito, ma io non ho acquistato questa cosa da questo sito, bensì l'ho acquistata da Vendôme, che è un sito che vende second hand di lusso. Vendôme a volte, oltre ad acquistare da persone fisiche, insomma da singoli utenti, acquista a volte anche da vari rivenditori, e questo è stato il caso. Quindi l'articolo mi è stato venduto da Vendôme, anzi da Vendôme Altamura per la precisione, perché Vendôme è una catena che ha tantissimi negozi in tutta Italia. Però appunto in questo caso la borsa è stata acquistata, perché è una borsa, ve lo spoiler, tanto l'avrete già capito. Questo sito Baggy Vintage, che è un altro sito che vende second hand, che io personalmente però non conoscevo. Vendôme è un sito super sicuro. Io ho anche acquistato a Natale il portacarte di Saint Laurent, se vi ricordate. Magari vi lascio il link qua da qualche parte del video. Appunto, da Vendôme Pinerolo, però in questo caso. Come fate per esempio per acquistare in negozi che non sono vicino a voi? C'è il sito anche di Vendôme Italia, in cui trovate tutti i prodotti che hanno, e su ogni prodotto c'è scritto da quale Vendôme è rivenduto. Quindi voi cosa fate? Se vi interessa un prodotto, contattate il Vendôme, per esempio in questo caso di Altamura, su Instagram, dove vi manderanno ulteriori foto, video, risponderanno a qualsiasi quesito, domanda. Sono veramente super gentili. Io ho parlato con loro poi tramite WhatsApp, per esempio, e poi se siete appunto decisi fate l'acquisto, insomma, come è stato nel mio caso. E in questo caso io sono stata aiutata dalla mia amica Silvia, che ringrazio tantissimo, un bacione a Silvia. Lei ha questa borsa, sapeva che la volevo da tanto, infatti l'ho subito contattata quando ho trovato questa occasione per farmi aiutare. La borsa mi è arrivata immediatamente, il giorno dopo addirittura dell'acquisto. Io ho pagato in un'unica soluzione con PayPal, quindi anche un sito, comunque un modo sicuro per pagare. Credo che possiate fare anche la rateizzazione forse con Klarna, però insomma io ho sempre acquistato, le due volte che ho acquistato da loro, ho acquistato sempre in un'unica soluzione con PayPal. L'andiamo proprio ad aprire insieme. La borsa è arrivata imballata qua con questa carta all'interno, e non aveva la sua dust bag originale, però mi hanno dato la dust bag con la quale l'hanno acquistata, che è quella del negozio Baggy Vintage. Ed eccola qua, ho acquistato la toiletry pouch di Witton, la misura 26, che è bellissima, veramente stupenda. In realtà, appunto, come dice già il nome, questa non è una vera e propria borsa, perché sarebbe in realtà una trousse per il make up, però ormai negli ultimi anni viene acquistata proprio come borsa, perché comunque è molto capiente, e poi ci sono degli accorgimenti con i quali potrete utilizzarla sia come pochette, quindi a mano, ma anche in tanti altri modi, come una vera e propria borsa. Ma questo poi ne parliamo in un altro video. Se volete, appunto, vi faccio poi un altro video in cui vi faccio vedere come la trasformo in una borsa super versatile. Se siete appassionati di brand, insomma di borse di lusso, lo saprete.
Appunto, Vuitton non l'ha fatta più per un periodo, non l'ha più prodotta e adesso è tornata a produrla, ma costa in boutique, se non sbaglio, sugli 800 euro, quindi un prezzo veramente esorbitante per essere una borsa, cioè una Tous. Quindi io ho sempre detto no, non l'avrei mai acquistata a quel prezzo, sinceramente, perché a quel prezzo mi acquisto un'altra tipologia di borsa in second hand, assolutamente. E quindi per un po' ho desistito. In second hand la trovavo raramente questa misura e quando la trovavo magari a più di 700 euro. Quindi ad un prezzo comunque molto alto. Questo perché? Perché c'è una grandissima richiesta di questa borsa. Questa borsa la desidero da più di un anno. Ogni tanto monitoravo soprattutto appunto tutti i vari negozi di Vendôme, finché si è presentato un giorno un'occasione appunto da Vendôme Altamura. Avevo visto sul sito, in realtà avevano sempre questa borsa, sempre questa misura. Però era vintage, era dell'86 la borsa, tenuta molto bene per carità, aveva gli angoli un po' rovinati, loro li hanno fatti comunque aggiustare. Comunque li ho contattati per quella borsa, che non è questa. Così è venuto fuori il discorso che l'avrei preferita più nuova. Mi hanno detto che ne avevano appunto, avevano la possibilità di averne un'altra, ed era questa qua. Questa qua è del 2014, quindi è una borsa di 10 anni, ma è in perfette condizioni, come nuova praticamente. Quindi insomma mi mandano tutte le foto di questa borsa, le varie misure, insomma sono stati veramente molto molto gentili. Vi lascio poi magari il link alla loro pagina. Ho pagato la borsa, che mi hanno fatto anche un super prezzo, devo dire, sono stati molto molto gentili, e quindi insomma l'ho acquistata. Poi vedete appunto il cartellino di Baggy Vintage e non di Vendôme, perché loro devo dire che per farmi il prezzo che mi hanno fatto per questa borsa non l'hanno inviata nel loro punto di Milano dove fanno l'autenticazione Vendôme. L'hanno prelevata da questo sito che vende vintage e me l'hanno inviata. Parliamo di autenticazione, ve lo dico subito perché questa è una cosa che è molto importante per chi acquista second hand. Io ho avuto il loro certificato di autenticazione di questo sito, ovviamente, che la vendeva. Me l'hanno inviato online. Io però per scrupolo, visto che non avevo comunque quello di Vendôme, ho fatto fare un'autenticazione a parte su un sito che è il migliore al mondo e la borsa è risultata autentica, quindi ho il certificato di autenticazione ulteriore, quindi insomma ho fatto questa cosa per scrupolo. Sono veramente super felice di averla presa. Molto contenta, anche l'interno è veramente perfetto per essere una borsa di 10 anni. Comunque, secondo me, lo faccio vedere anche l'interno. Secondo me, non è stata utilizzata come borsa, se devo essere sincera, ma sarà stata utilizzata veramente come trousse. Quindi insomma sono molto fortunata, secondo me, tra l'altro anche per come sono vestita ci sta benissimo. Questa è una borsa super versatile, continuo a chiamarla borsa perché nonostante sia una pouch, una pochette, chiamatela come volete, in realtà vedrete che è una borsa veramente versatile. Allora non vale i soldi, almeno per me, di acquistarla in boutique, però se la trovate nel second hand prendetela, anche se magari è leggermente rovinata la metalleria, insomma non è proprio perfetta, prendetela se il prezzo è buono. E sei comunque in buone condizioni perché vedrete che secondo me la userete tantissimo. Questa è la misura da 26, quindi è 26 centimetri, che vi assicuro che è veramente grande, è anche bella alta e anche abbastanza capiente perché la profondità comunque non so, ora non ricordo bene i centimetri, ma vi lascio tutte le misure qua. Se avete anche un'occasione potete usarla come pochette a mano. Super super bella, io ho trovato una super occasione perché secondo me come nuova, tenuta veramente, sembra nuova questa borsa, a questo prezzo è difficile che si trovi, sinceramente. Sto diventando anch'io una grande appassionata di second hand perché secondo me per molte borse, per la maggior parte quantomeno, quasi inutile prenderle nuove, nel senso che se prendete il second hand risparmiate prima di tutto, ovviamente. Ovviamente io quando cerco second hand cerco sempre delle borse che siano come nuove, o al massimo faccio un esempio, che possono avere qualche graffietto, qualcosa all'interno, così non si vede. Andate a risparmiare e date vita a una nuova borsa, a una borsa che qualcuno ha già usato, ha amato e voi la continuate a utilizzare. È anche una scelta molto sostenibile, secondo me. E magari appunto vi potete permettere quell'accessorio di lusso che magari altrimenti nuovo in boutique non potete acquistare, anche perché parliamoci chiaro, ormai i prezzi retail aumentano 2 volte l'anno per brand di lusso come Saint Laurent, Gucci, Chanel, Dior, eccetera, eccetera. Quindi
Veramente queste borse, io vi dico solo questa, che è nuova, questa borsa 4 anni fa costava 400 euro, adesso viene venduta dopo 4 anni a 800 euro, quindi il doppio, quindi praticamente anche un investimento comprare delle borse di lusso ormai. Di questa borsa esistono, se non sbaglio, tre misure, questa qua che è la più grande, poi esiste quella, la 23, e poi esiste la 19, che però vabbè, è veramente molto piccola, e poi Witton, se non ricordo male, adesso l'ha riproposta in tutte e tre le misure al prezzo di 1200 euro, se non ricordo male, però avere tutte e tre le misure secondo me non ha neanche senso. E appunto questa qua, che è la 26, la più grande, la rivende adesso a 800 euro. È una borsa investimento questa, ma io l'ho presa principalmente non per rivenderla, ma perché mi piaceva e la voglio usare come borsa. E ve ne parlerò approfonditamente poi in un altro video, ve la farò vedere bene, vedremo come utilizzarla come borsa. Vi creerò degli outfit, sicuramente su Instagram la vedrete in tutte le salse, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate. E se avete domande sull'acquisto nel second hand, vi aspetto nei commenti, come sempre. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video, lasciatemi un bel like qua sotto se vi è piaciuto il mio autoregalo di compleanno. E seguitemi appunto su Instagram, mi trovate come Ottavia underscore Scelso. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un grossissimo bacio, ciao!